Siamo con Patrizia Gualdi e Antonella Duzio, che sono le due responsabili di AP Solution. Esatto. E siamo alla serata di lancio, kick-off di AP Solution, molto partecipata, infatti ci saranno poi degli eventi anche interessanti a seguire. Dove partecipano? Raccontateci. Allora, diciamo che l'obiettivo di questa serata è presentare AP Solutions. In realtà alla fine la nostra presentazione si traduce in un quarto d'ora, 20 minuti, perché l'evento clou della serata è questo spettacolo dalla regia di Ferrentino e scritto da Lucarelli, che è veramente uno spettacolo nuovo, molto particolare, molto che però insomma va visto. Quindi vi presentate facendo un regalo ai vostri ospiti, perché, perché vi intendete benissimo di promozione, regali, no, anche e perché cose che noi ci chiamiamo Alternative Promotional, a chi sta per Alternative Promotional, e quindi è chiaro che dovevamo partire trovare con una cosa di particolare partire a con... regalare ai nostri clienti. Esatto. In questa occasione. Perché sapete come AP Solution trovare tutte le soluzioni promozionali che possono veramente insomma essere divertenti, interessanti per le aziende. Questo è. Sì, ecco, ci parlate di questa realtà di AP Solution. Sì, allora AP Solutions in realtà nasce, la presentiamo questa sera, però la nostra esperienza è davvero pluriennale, quindi noi ci portiamo, mi lasci passare questo termine, i nostri clienti che sono i nostri clienti storici da tanti anni. È il vostro mondo, di tutte e due. Il nostro mondo, e diciamo che il nostro punto di forza è quello di proporre un gadget che sia assolutamente fatto su misura per il cliente. Quindi l'obiettivo è veramente quello di studiare insieme al cliente qualcosa che non c'è, che non esiste. Massima personalizzazione. Massima personalizzazione che viene creato solo esclusivamente per il cliente. Vi faccio una, scusatemi, ma io mi permetto di farvi una domanda un po' scomoda. In questo momento storico, il senso della promozione di un'azienda, dell'essere vicini ai clienti, c'è ancora? Io penso di sì, ma spiegatemelo sì, voi. Ma io ritengo che proprio in questo momento storico dobbiamo lanciare un messaggio positivo. Perché comunque, molto sinceramente, non se ne può più di sentir dire comunque che c'è crisi, è vero, per amore, cioè nessuno lo nasconde, però cerchiamo di lanciare un messaggio positivo. Quindi ci auguriamo tutti che ci sia una ripresa, che la ripresa sia una ripresa produttiva, ci dobbiamo credere tutti, e le aziende devono, secondo noi, dovrebbero cercare di cambiare un po' punto di vista, cioè quindi di vedere il gadget veramente come uno strumento, oltretutto in termini di costo anche decisamente più economico che altri investimenti che possono essere la pubblicità o come dire altre forme di leve, e il gadget è comunque un investimento che fidelizza il cliente, che lo coinvolge tenendo comunque dei costi decisamente più contenuti. Insomma, la customer, il coccolare il cliente è una cosa che oggi forse è ancora più importante, ancora più gradita, proprio perché si fanno tanti termini di paragone, giusto? Assolutamente sì, esatto, il concetto è proprio quindi questo. Insomma, per esempio, un cliente coccolato è un cliente che farà una buona comunicazione anche su social, su web e quant'altro. Assolutamente, sì, siamo convinte. Io vi ringrazio, proseguiamo con la serata, speriamo di avervi ancora con altre iniziative sia su Asso Digitale che sulle nostre video interviste. Grazie ancora ad entrambe. Grazie a lei e a voi.